Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi svuolta la spesa doppio tra Aldi e Penny perché avevo dei buoni sconto. Come vi ho fatto vedere in un video che è uscito oggi per voi, che è lunedì 3 maggio, spero di farvelo vedere il più in fretta possibile, però se non lo vedete subito sappiate che è un esempio di come risparmiare sulla spesa. Aspettate che mi posiziono un attimino meglio. Lì è aperto, lo devo chiudere. Devo chiudere entrambi. Va bene, il solito casino di lì, ma che ben presto sparirà quando prenderemo il trapano. Vi chiedo scusa se non avete visto dei video, ma facevo fatica a farli caricare da YouTube. Forse adesso ho capito come fare, speriamo, e spero di non essere più latitante. Nel caso, sappiate che non è dovuto da me, ma è dovuto da YouTube che non me li carica. Qua fa un caldo boia, ma io sono uscita stamattina presto e faceva freschino. Prime due spese fatte all'Aldi. Il mio assistente, che purtroppo questioni di allergia, è rimasto a casa da scuola, non vuole collaborare, non vuole venire. Sarà questo il primo? Però non lo leggo dove me l'ha messo. Sapete che vi faccio vedere un po' messi perché adesso sto facendo il fresco e dopo faccio la frutta e la verdura. Non lo so dove me l'ha segnato, perché purtroppo in genere c'è scritto, ma in questo caso non c'è scritto. O l'ha scorporato, 3 euro l'ha scorporato, ok, l'ha fatto diviso in più parti. Allora, primo scontrino, io l'ho fatto in due parti perché vi avevo detto che avevo due volantini. 45,4, però qua, se si legge, c'è scritto 50 euro e qua ci sono sconto, sconto, sconto. Se fate il calcolo sono 5 euro, quindi era un buono da 5 euro su una spesa da 40 e io sono arrivata a 50 col primo scontrino. Col secondo scontrino è questo dell'Aldi, sì, un pezzo si è perso, anzi è tagliato di là, dovevo spendere. Avrei dovuto spendere, ah, vedete, c'è sotto qua, nella parte quella tagliata, questo qua. Dov'è che l'ho visto io? Eccolo qua. Ah no, questo è quello del. No, no, giusto, giusto. Quindi io avrei dovuto spendere 53, in realtà ho speso 46. Aspettate che vi faccio vedere bene perché mi si è tagliato lo scontrino. No, non si vede perché il totale si è proprio tagliato a metà, quindi è questo qua. 46 e 45 meno più 5 euro. Non so se sentite il mio povero patatino. Quindi era 51 l'altro scontrino. E infine quello del Penny. Eccolo qua. Quello del Penny. Questi qua li butti grazie al volantino che vi ho fatto vedere, che avete visto oggi 3 maggio. Invece questo qua che vi faccio vedere è quello fatto con l'Happy Black, della Vodafone, l'applicazione quella che pagate 2 euro al mese, mi ha dato un buono di 10 euro su una spesa da 45. Io ho speso 48, 38 invece di 48, quasi invece si vede sconto Vodafone 10 euro. Innanzitutto, prima di andare avanti, innanzitutto no, perché ormai siamo già andati avanti, se non sei iscritto, iscriviti, commenta, condividi e mettici tanti. Mettici tanti like. Commenta perché a noi fa piacere, condividi con il mondo intero perché non puoi sapere a chi possono far piacere i nostri video e iscriviti se non sei iscritto, se no perdi tutti questi bei video. Quindi vi ho fatto vedere 38 invece di 48 al Penny, 45 invece di 50 all'Aldi e 46 invece di 51 sempre all'Aldi. Non ho trovato le mie solite cosine di quelle in scadenza, peccato perché lì avrei avuto un'offerta maggiore, un risparmio maggiore, ma ho preso quello che ci serviva bisettimanalmente per quello che riguarda gli affettati e i salumi e quello che riguarda i bimbi e la pasta credo che ci durerà per un bel po', e invece settimanalmente se va male 10 giorni per la frutta e verdura. Allora, cosa ho preso? Che poi stacco, vi faccio vedere l'altra parte. Ho preso il petto di pollo a fette questo è all'Aldi, veniva 1 euro all'Aldi,
l'ho preso, sì, all'Aldi, perché c'è il disegno dell'Aldi. Veniva 1,19 euro il petto di pollo a fette. Purtroppo non credo proprio sia prodotto italiano, non credo assolutamente. Poi, questo l'ho preso, vi faccio vedere misti, perché ormai ho mischiato tutto e non mi ricordo più. Allergia, purtroppo, allergia, purtroppissimo. Allora, questo invece è il pezzo di pollo a fette sottili che ho preso al Penny, all'Iper, io ormai sono abituata a dire Iper, 3 euro, come vedete, 2 centesimi. Sono filetti di petto di pollo e questi vanno nel congelatore dei bambini, perché è un cassetto del congelatore apposta solo per i miei bimbi. Sotto c'è la parte del pesce, 2 cassetti diversi, e poi ho il pozzetto in cui c'è praticamente tutto il resto. Mettiamoli qua per ora. Poi questi che mangeranno stasera i miei bambini venivano 3,99 euro, se non ricordo male, sempre al Penny. Sono dei bocconcini che mangeranno stasera, salsiccette. 1,09 euro, come leggete, questi nuggets, ne ho presi 2 perché non ne avevamo più. Questi non mi ricordo, ma se mi metto a cercare ci mettiamo 300 miliardi di anni, mi sembra 1,19 euro forse, che sono wurstel giganteschi. Mi sa che in questo video non vedrete i prezzi, perché alcune cose non me le ricordo. 2,69 euro, perché da Penny adesso, da Aldi, c'è l'offerta delle maxi offerte. Questo è un prodotto DOP, quindi è italiano, fatto con latte italiano. Spero, perché come mi ha ricordato la Silvia, ciao Silvia, era uscita la questione della Petti. E noi speriamo sempre sia comunque italiano, perché se mi dici italiano si spera sia italiano. Comunque c'è scritto pressato DOP, se al marchio DOP dovrebbe essere, mi sembra italiano, mi sembra 2,99 euro, un prezzo in media, anche questi e anche i Wurstel. Questi, se non ricordo male, sempre all'Aldi, un 50 centesimi, 70 centesimi. Se non sono 50-70 centesimi, sono 1 euro, adesso non mi ricordo. Ma no, mi sembra che venissero su 50, su 70 centesimi. Le scamorzine, sempre all'Aldi e sempre prodotto 100% italiano. La ricotta, questa, sempre all'Aldi, se non ricordo male. Sì, perché al Penny ho preso il congelato. Questa qua, sempre all'Aldi, 55 centesimi, con latte 100% italiano. Come vedete, queste qua, se non ricordo male, 1,79 euro, con latte 100% italiano. Quindi vedete, non sono prezzi così eccessivi. Questo si compra comunque italiano, per quello che ho segnato sopra. 2,49 euro, 200 grammi di formaggio grattugiato DOP, grana padano, 2,49 euro. Queste purtroppo, come dico spesso, non le trovo per i miei bambini, costano 1,49 euro, non le trovo italiane. Sicuramente il maiale non sarà UE, infatti carne d'origine UE. Se conoscete qualcuna di queste con la carne fatta in Italia, fatemelo sapere. Ne ho presi 3, 1,49 euro l'uno. Poi lo stracchino, 1,55 euro, costa un po', no, forse 1,19 euro, o 1,19 euro, no, 1,25 euro, ce l'ho sott'occhio, 1,25 euro. Costa un pochino di più rispetto a quello che prendete il pezzo, ma va bene per noi, perché o lo mangio io o lo mangia Rocco, magari uno dei due non lo vuole e finisce che va male. Invece così lo tagli ed è preconfezionato ed è comunque italiano, più o meno quella è la cifra. Questo invece l'ho preso al Penny, 89 centesimi, costava di meno se avessi preso quello, il bidone, quello grosso da 1 chilo, che io questo ci faccio. E il porridge la mattina ce lo metto dentro il porridge e viene molto più buono. Se volete, vi faccio vedere come faccio il porridge la mattina, che poi lo potete mangiare anche per pranzo, anche per cena, anche per merenda, come vi pare. Li ho presi singoli che venivano di più, perché stessa questione, se prendo quello da 1 chilo che veniva meno, finisce che, oh, si è rotto, questo lo mangeremo subito, finisce che magari poi dopo va a male. Questo lo devo mangiare immediatamente perché è rotto. 2,79 euro mi sembra questi, o 2,99 per la settimana asiatica, sempre al Penny, giusto per provarli.
Poi 1,79 euro questi qua al crudo, è un chilo, ci durerà un botto. 1,19 euro o 99 centesimi queste da un chilo, idem queste, le orecchiette. Poi tra l'altro queste qua avevo letto che sono prodotte in Italia, o quelle alla carne o quelli sui tortelloni, 1,99 euro da un chilo, e questi ci dureranno un sacco di tempo. Questa qua 2,59 euro, mezzo chilo, la paella che magari ci mangiamo stasera. 2,59 euro le mozzarelle, le ultime cose che vi ho fatto vedere, quindi paella e pasta, le ho prese al penny. Questa l'ho presa alla Lidl, dietro la rotta, non l'ho neanche vista, vabbè, fa niente. 2,59 euro solo latte italiano, anche questo non è un prezzo altissimo. Poi 1,99 euro con latte italiano, sempre Aldi, lo Zola. Queste per me, queste qua le ho prese al penny, 99 centesimi. Poi vi faccio vedere quelle che ho preso all'Aldi, 79 centesimi, ma non c'erano al cioccolato bianco. Le mangio non sempre, perché chi mi segue lo sa, il cioccolato mi odia. Allora, ogni tanto quando viene lo schizzo le prendo. Scusate, sono messa male. Niente, cioè, la zucca che protesta. Questa zucca non mi ricordo assolutamente, forse 1,99 euro, 1,79 euro, non mi ricordo, ma è già pretagliata, a noi va bene così, e tra 100% prodotto italiano. La cosa bella che poi faccio vedere della frutta e verdura dell'Aldi, che è quasi tutta italiana, come vedete la maggior parte dei prodotti Aldi, che prendo io almeno, non hanno un prezzo eccessivo e sono italiani. 1,09 euro invece 6 uova grandi italiane, ho preso queste perché altri tipi non ce n'erano da allevamento. No, sbagliatissimo, le ho prese da allevamento in gabbie. Io non le prendo mai da allevamento in gabbie perché odio l'allevamento in gabbie, infatti mi sembrava strano che costassero così. Di certo non le porto indietro, per una volta le mangiamo. Io prendo solo uova da allevamento a terra, possibilmente senza uso di antibiotici. Stavolta, visto che andavo di fretta, perché Rocco mi dava fretta, come sempre, ho sbagliato. Quando si fanno le cose di fretta, si sbaglia sempre. Poi, 3 panna da cucina che ci durerà un millennio, 65 centesimi con latte 100% italiano, presa al penny. Cosa ho preso al penny? Se non ricordo male, sì, questa è stata presa al penny. Poi 1,45 euro, queste le ho prese sempre, o 1,49 euro al penny. Va bene, pazienza. 1,49 euro, speriamo tutto bene, speriamo non ci siano grossi problemi, speriamo. 60, parlo sempre della sirena. 65 centesimi, questo perché io avevo sete, sembra essere qua in zona, andiamo bene. 2,99 euro, affarissimo, questi qua, chi mi segue sa che i miei figli bevono solamente questi e solo alla fragola, però sto riuscendo a imbrogliare Francesco, e con la scusa che dopo gli do un premietto, gli do quello con i frutti di bosco, che ringraziando il cielo stanno finendo, meno male. 2,69 euro se non ricordo male, ma c'erano solo questi sofficini, non c'è bisogno di dire altro. E vai, io abito vicino all'ospedale per chi non lo sapesse. 2,99 euro gli asparagi, gli ultimi prodotti, quindi le pizzette, i sofficini, l'actimel, il succo e la panna sono penny, così come questi 2,69 euro se non ricordo male, questi qua che io adoro, però se li prendo freschi c'è il rischio che magari ce li dimentichiamo e vanno a male. Questo vado a vedere. L'ultima cosa che vi faccio vedere, poi stacco, metto ovviamente la roba nel congelatore e vi faccio vedere la seconda parte, quindi dovrei riuscire a mettervi due foto diverse, speriamo, se no metterò una. Sappiatelo che se ne vedete una sola, vedete un frame del video, è perché non sono riuscita. Allora, 1,25 euro. 1,25 euro perché non ho trovato
il salame con la certezza che fosse italiano. Mi dicono che questo Milano è sicuramente italiano. Io la certezza non ce l'ho. 1,99 euro la coppa, che io adoro, però non prendo sempre, la prendo ogni tanto. 2,17 euro questa, il prosciutto cotto, veniva credo sui 20 euro al chilo, credo. 21,90 euro al chilo, c'è scritto dietro, 2,17 euro. Lo prendo in vaschetta perché se lo prendo fresco c'è il rischio che se non lo mangiamo va male. Anche se vorrei provare a congelarla, l'affettato. Se voi lo congelate fatemi sapere. Spec IGP 1,79 euro. Quindi come vedete, a parte il salame che non ho la sicurezza che sia italiano, il resto è italiano e non ha questo grandissimo costo. 1,25 euro, anche se prendete, perché se prendete, sono allergica pure io qualcosa, non so cosa, se prendete qualsiasi cosa che sia di alta qualità, la trovate a quello, 1,99 euro, quindi sono 19 euro al chilo. Questo veniva 1,69 euro, Bologna IGP. Prosciutto cotto di Parma 2,69 o 2,99. Gli affettati sono tutti Aldi. Bresaola IGP veniva 33 euro al chilo, 2 euro e rotti, adesso non mi ricordo. È l'unica cosa che sicuramente non è DOP, non è IGP, è questa pancetta per Rocco che mangia solo lui, 99 centesimi. Ok, mamma mia l'allergia, mannaggia la miseria. Io stacco un attimo qui, sistemo la roba e poi vi faccio vedere quello che è la frutta e la verdura. Quindi per ora avete visto metà Aldi e metà Penny, dopo vedrete solamente Aldi, presumo, se non ricordo male, perché da Penny ho preso solamente qualcosina in più. Comunque vi ho detto bene o male cosa ho preso, ci vediamo tra poco. Eccomi tornata e proseguiamo con le cose. Ho preso questi 2,49 euro, se non ricordo male, che i bambini ne avevano finiti. Questa non ne ho la più pallida idea perché Mario aveva sete e l'abbiamo presa forse 50 centesimi, 40 centesimi, quella grande. Poi queste 1,09 euro che ha voluto Mario, ma sicuramente non gli piaceranno, non so neanche perché Rocco si è fatto convincere. Questo qua da provare, ne ho presi due, 1,09 euro, sempre. Questo qua, tutto quello che vedete adesso è tutto Aldi. C'è anche quello biologico che abbiamo preso, ma non l'ho visto e proveremo questo, sperando sia buono, 1,09 euro. Cucina nobile, va bene. Poi 2,29 euro forse, l'uva, sperando di riuscire a mangiare almeno una, perché Rocco l'altra volta se l'è mangiata tutta. 2,99 euro, costano un po' tanto, ma sono italiane. Sono origine Italia, mi sembra 2,99 euro. I colori del sapore, la linea della marca Aldi con tutti i prodotti italiani certificati. Come dicevo prima, affidiamoci a quello che dicono. Le mele 99 centesimi, origine Italia. Queste piccole che vedete, origine Italia, non so se si vede, è sempre una regione che vai. Sì, no, i colori dei sapori, quei sapori, 99 centesimi un chilo, ma vanno bene per i miei bambini perché sono taglia bimbo, nel senso che sono sicura che non c'è spreco. Poi 4 di queste che i miei bambini adorano, una se l'è già mangiata Mario, 50 centesimi l'una, e sono rimasta sconvolta l'altro giorno perché ho visto che quelle le brioche, quelle al cioccolato, la nocciola, i cornetti venivano 28 centesimi. Sono rimasta scioccata, ovviamente, perché era pochissimo. 99 centesimi i colori del sapore al pezzo, la lattuga è un 400 grammi, consiglio mio. Non tutte pesano 400 grammi, questa è bella piena. Il netto garantito è 400 grammi, questo è un 400 grammi più. Io cerco sempre di prendere quelle che pesano di più, scarto 400 grammi più, quindi cerco sempre di prendere quelle un attimino più cicciotte. Se invece volete accontentarvi di quelle piccole, sappiate che le pagate come quelle cicciotte, a meno che non le prendete a peso. Ne ho prese due, però mi sono resa conto che ne avevo già una dentro il frigo, vabbè.
i pomodori piccadilli 1,49 euro, sempre origine Italia. Adesso devo spingere qualcosa, scontata, scontatissima. Questi venivano 0,99, però mi sa che non sono italiani. Questi invece 1,49 euro e sono italiani. Io, se posso, quando posso, spendo quella qualcosina in più, però ho la sicurezza dell'origine. Questi sono sempre italiani, vengono sempre tutti dall'Italia, da Andria, sono 500 grammi, venivano 1 euro, non mi ricordo, 99 centesimi forse, broccoletto. Ne ho presi, ho cercato quelli più grossi come per l'altro, 99 centesimi. Poi le scarpe 9,99 per Rocco. Se erano più grandi lui sarebbe stato più contento. Queste 1,19 euro, non mi ricordo, però sono le caramelle che piacciono ai miei bimbi. Poi queste 79 che vi avevo detto, le gallette bio per me, col cioccolato, col riso cioccolato, queste sono proprio bio. Come per il Penny, mi sembra che siano proprio bio anche quelle del Penny. 1,19 euro, sempre i colori del sapore, 1,49 euro al chilo, però sempre prodotto italiano. Ormai italiano lo dico un sacco di volte quando vado all'Aldi e mi fa piacere perché sono tutti prodotti italianissimi. Questa non ne ho la più pallida idea, costava tantissimo, 1,99 euro, ma per... Mamma. 2 euro per il cavolo, non vado a prendere la luce. C'è la luce? Vuoi salutare? Hai finito i booster? Hai fatto merenda con i booster? Va bene, questo è 2 euro. Sai giusto, beviti l'acqua. Quello 2 euro al chilo veniva tantissimo, ma per solo il cavolo non vado a prenderlo da un'altra parte. Poi le patate 99 centesimi al chilo, sempre i colori del sapore, come potete vedere. Va bene. Voi non avete visto niente, come dice Mario. No, non le puoi mangiare. Poi 2,69. No, 2,69 in offerta Nutella Biscuits. E da provare di nascosto questi 1,35 euro che troveremo. Vieni qua, saluta. Ciao. Devono mettere tanti? Dai. Le ultime cose sono queste carote, sempre i colori del sapore, a 69 centesimi il chilo e sono un chilo. Chi le mangia queste? Io. Una delle poche cose che mangiano i miei figli, meno male. Poi peperoni rossi. Rossi? Rossi. Peperoni. Ma vedi, vedi. Ti piacciono quelli rossi, i peperoni? Sì. E quelli gialli. 3 euro al chilo, costavano un po' tanto, ma erano italiani. Non fateci caso, sono sfondati. E sono presi circa 2 chili. Ti piacciono, sono buone. 1,29 euro bananito. La vuoi una? Sì. Ho una a te e una a tuo fratello, vai. Una, quante? Non ce n'è uno. 1,29 euro. Ovviamente non sono italiani, ovviamente. Però sono quelle che ho trovato sinceramente al prezzo minore. Banane. Hanno lo stesso peso delle altre, solo che in Eurospin costano 3 euro. Qua 1,29 euro, un terzo. Apri, sì. Apri. Poi il broccoletto vi ho fatto vedere, le melanzane mi venivano 1,65 euro, sì, mi sembra 1,65 euro al chilo, ne ho prese un chilo circa, no, 1,6 euro, e 1,6 euro di zucchine che venivano 1,35 euro al chilo, tutti prodotti italiani.
fatemi vedere se ho dimenticato qualcosa. Dato che avrò... Ah, le arance, 1,19 euro al chilo, sempre il colore del sapore. 1,19 euro al chilo, sono 3 chili. Ah, le banane, l'ultima cosa. Queste venivano 99 centesimi al chilo, sicuramente non sono italiane. Bene. Le patate non mi ricordo se ve le ho fatte vedere, se non ve le ho fatte vedere ve le faccio rivedere, sempre i colori dei sapori. Bene, come potete vedere potete trovare tantissimi prodotti comunque italiani a costi non alti. Se il vostro budget è molto limitato ci si può anche tra virgolette accontentare con i prodotti quelli magari di origine UE, perone, che non sono magari... No, non lo vuoi questo adesso. Vuole il peperone. Mi fai finire il video? Sì. Grazie mille per la concessione, gentilissimo. Quindi potete prendere anche prodotti italiani che hanno dei costi non altissimi. Che non hanno dei costi altissimi. Come avete visto, perché non... vedo l'acqua. Questa è l'acqua, sì. Che non hanno costi altissimi. E stavo facendo il video mentre lui era a scuola, quindi per questo è filato tutto liscio, perché Mario era di là a guardarsi YouTube, tranquillino, tranquillino. Poi è arrivato il terremoto, finisciti la banana, grazie. Non la più. Non la vuole più, va bene, la mangerò io. Il video finisce qui, vi ricordo di iscriverti, se non sei ancora iscritto, perché sennò ti perdi una delle nostre belle avventure. Sì! Di metterci tanti? Like! Metteci tanti like, di commentare se ti fa piacere, che a me fa piacere leggere i commenti di quasi tutti, del 99%. Cosa posso farci? E così me lo devo tenere, abbiate pazienza. Ce l'ho io le corna, va bene. Di condividere con il mondo intero, perché non puoi sapere chi fa solo fa piacere i nostri video. Mando un bacione. Ah, le fragole ve le fate vedere, non mi ricordo, le fate vedere le fragole? No. 1,99 euro, sì, tu mi puoi fatto vedere. Vi mando un bacione. Sapete che quando c'è lui e c'è il delirio, si deve lavare prima. Signorino, sì. Saluta. Ciao. Manda bacino. Non manda il bacino. Ci vediamo. No, meno male. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Wow, ecco. Fatemi guardare se ho dimenticato qualcosa. Spero di no. No. Se non sapete che è colpa sua. Non riesco a indicarti. Ehi. No.